Buon pomeriggio e bentrovati ai telespettatori di Le Fonti TV. Siamo in un nuovo appuntamento della nostra HR TV Week. In particolare parliamo di diritto del lavoro e lo facciamo in un modo attualissimo. 2 giorni fa, come sappiamo, è uscito in via definitiva il piano per la ripresa del paese, piano di ripresa e resilienza. E beh, chiaramente all'interno del piano non poteva mancare tutto il pacchetto dedicato al lavoro, i soldi destinati adesso. Piccolo, se vogliamo definirlo così, tesoretto da oltre 6 miliardi. Oggi proveremo a capire se effettivamente, però, da un punto di vista di strutturazione normativa, siamo nelle condizioni di poterli sfruttare al meglio. E lo faremo con il contributo ovviamente del nostro ospite. Do quindi subito il benvenuto a Francesco Amendolito. Buon Buonasera, pomeriggio, grazie. buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Benvenuto, l'avvocato Amendolito è socio fondatore dello studio Amendolito Associati, ma anche docente universitario, quindi con lui avremo un doppio approccio. Tra l'altro è docente proprio nella facoltà di economia della LUM, che meglio di lui quindi ci può dire anche il lavoro collegato chiaramente non soltanto alla materia giuridica, ma poi a quella molto più pratica dell'economia. Professore, partirei subito infatti proprio con questa domanda. In premessa lo dicevo, il piano di ripresa, un piccolo tesoretto, ha sostanzialmente dei valori portanti come parità di genere, valorizzare il lavoro dei giovani, ma effettivamente tutto questo potrebbe quindi trasformare quello che è stato un grandissimo momento di crisi vissuto dall'intero paese in un'opportunità. Ci sono le premesse per farlo? Senz'altro, a mio modo di vedere, sì, la crisi che stiamo vivendo deve assolutamente trasformarsi in un'opportunità. Del resto, ripresa e resilienza vuol dire proprio questo, cioè un'opportunità di cambiamento. L'anno trascorso, ahimè, che ci ha segnato parecchio, ci ha mostrato comunque quanto il sistema italiano, sotto tanti punti di vista, abbia bisogno di una completa ristrutturazione. E con esso il sistema italiano, intendo anche il sistema imprenditoriale, il sistema impresa. Si è parlato a lungo di un'urgente di digitalizzazione del mondo del lavoro e senza dubbio lo smart working rappresenta uno dei grandi cambiamenti in alto in questo senso, cioè se ne è parlato tantissimo, è diventato da Cenerentola degli istituti giuslavoristici a forse l'istituto centrale in questo momento. Però non è l'unico. Come ha detto lì, serve colmare, soprattutto a mio modo di vedere, gli storici divari tra nord e sud, tra uomini e donne presenti nel nostro paese, e occorre in questo senso un nuovo quadro normativo e sociale che aiuti soprattutto i giovani a credere di avere un futuro in questo paese, per evitare che gli stessi vadano a cercarlo altrove. Questo lo dico proprio da docente universitario, noi ci sforziamo affinché questo sia realizzato. Sotto un'ottica internazionale servono incentivi, servono idee che possano riportare l'Italia sul piano competitivo, soprattutto attraverso una maggiore attenzione ai temi centrali di questo millennio, quelli che ho citato prima, cioè la digitalizzazione, innanzitutto l'ambiente, quello che è molto importante se parliamo di risorse umane, di capitale umano, e cioè la conciliazione vita-lavoro. Tutto ciò si traduce non solo in un ricorso, quello che, ripeto, è diventato il leitmotiv, cioè il ricorso al lavoro agile, e quindi l'applicazione, per esempio, del diritto alla disconnessione e quant'altro, ma anche in uno sviluppo razionale di tutta la normativa, quella sugli ammortizzatori sociali, i piani di welfare, soprattutto la conciliazione vita-lavoro. Per chi svolge mansioni non remotizzabili, perché lo smart working non è solo per chi lavora sul computer, può dare la possibilità di gestire l'attività lavorativa anche in un'ottica di flessibilità. Quindi vanno anche considerate quelle classi di lavoratori diciamo non remotizzabili che in questo momento non sono nel centro dell'attenzione del dibattito pubblico in materia di smart working. Avvocato, prima di continuare a parlare su ciò che bisognerebbe fare, concentriamoci un secondo invece su ciò che già abbiamo, perché come spesso sappiamo si guarda ciò che appunto si deve fare, intanto questi soldi ci sono, abbiamo una base dal suo punto di vista su cui già iniziare a lavorare in maniera efficace, magari lo si sta già facendo o lo si potrebbe fare per non perdere l'occasione. Ottima domanda. Se per presupposti intendiamo esternazioni di volontà, queste ci sono, senz'altro.
Ora c'è da capire, a mio modo di vedere, come queste teorie si trasformeranno in proposte concrete. Un primo passo è stato fatto dal ministro Orlando, è stata nominata la commissione per il lavoro agile, però dobbiamo appunto attendere per poter commentare, diciamo, quello che sarà l'epilogo del lavoro della commissione. Nel giorno del suo insediamento, il ministro Orlando parlò di una riforma, per esempio, degli ammortizzatori sociali. Io l'ho più volte detto anche sui nostri canali che la pandemia ha dimostrato l'assoluta inadeguatezza del sistema ammortizzatori sociali, della disciplina sugli ammortizzatori sociali, troppo settorializzata e limitata sotto il profilo degli aventi diritto. Sebbene la normativa sia stata modificata non molti anni fa, il periodo pandemico appunto ne ha messo in luce tutti i vizi, non solo dal punto di vista di complessità nell'interpretazione, nell'applicazione, ma anche in riferimento appunto ai destinatari. La disciplina è cristallizzata su un'idea antiquata del settore produttivo italiano. Questo, secondo me, è proprio permane su tutta l'intera attuale normativa giuslavoristica, a mio modo di vedere, cioè un'idea basata sulle medie industrie manifatturiere. Ma il tessuto economico oggi è cambiato. Il tessuto economico italiano è più che mai poliedrico, fatto di lavoratori dei servizi, del turismo, di piccolissime imprese. Di start-up, di giovani ragazzi che cercano di farsi strada, però ovviamente le tutele sono un po' indietro in questo senso, così come l'intera disciplina del lavoro. Anche il riconoscimento, a mio modo di vedere, di una rinnovata importanza della contrattazione aziendale potrebbe rappresentare una soluzione efficace per raggiungere gli obiettivi posti proprio dal piano di resilienza che lei citava poc'anzi, il famoso, per esempio, articolo 8 della manovra di agosto 2011, cioè i cosiddetti contratti di prossimità, ha aperto le porte ad una maggiore aziendalizzazione della contrattazione collettiva e quindi ha reso chiaro come la contrattazione di secondo livello sia un validissimo strumento per gestire la crisi e le organizzazioni aziendali, contemperando sia gli interessi dei datori di lavoro con gli interessi dei lavoratori. Questo proprio come strumento utile rispetto al cambiamento che lei citava poco fa. Sicuramente torneremo sulla contrattazione collettiva perché anch'io sono sicura che sarebbe un validissimo strumento e voglio farle proprio una domanda ad hoc, però prima volevo chiederle, quindi esattamente, volendo dare proprio degli spunti pratici di azione per il futuro e per sfruttare al meglio questa opportunità che ci viene data di rilancio anche verso un modello magari di lavoro più sostenibile, cosa concretamente dal suo punto di vista dovrebbe essere fatto? Quali decisioni, magari anche coraggiose, andrebbero prese in questo momento? Io lo dico da tanto tempo, ciò che serve è maggiore flessibilità sia in entrata che in uscita e mi rammarica vedere che nel PNRR non ci sia una precisa menzione di tale problema. Il problema della disoccupazione in Italia non è da sottovalutare, ma l'approccio assistenzialistico che da sempre, soprattutto nell'ultimo periodo, è stato adottato dai governi italiani, a mio modo di vedere non è la risposta adatta. Anche ad oggi i governi succedutisi, ripeto, durante il periodo emergenziale hanno tenuto saldo il blocco dei licenziamenti nell'ottica di tutelare il lavoratore, però questa scelta è stata effettuata evidentemente a discapito delle imprese e della rinascita del settore produttivo tanto agognato. Imprese che si sono viste bloccare ogni tentativo di riorganizzazione aziendale che potesse permettere alle stesse di superare il periodo di crisi. In secondo luogo, secondo me il blocco non ha eliminato il problema della disoccupazione, ma lo ha solo posticipato e ingigantito. Io ho parlato di pentola a pressione pronta a scoppiare. Per quando il blocco verrà meno, sono state pensate delle adeguate modalità per il ricollocamento dei lavoratori? A me non sembra. È stata presa in considerazione, non so, l'idea che la tanto auspicata digitalizzazione del mondo del lavoro richiederà un'obbligatoria riqualificazione dei lavoratori? Anche questo a me non sembra e non l'ho ritrovato nel piano nel PNR. Ad oggi l'età media della forza lavoro è molto elevata e questo è uno dei principali motivi per i quali è difficoltoso il loro ricollocamento nel mondo del lavoro. Serve un piano preciso anche in questo senso, delle riforme efficaci. Pensiamo ai navigator che sono, diciamo, come esperimento è fallito miseramente.
mio modo di vedere, ciò che servirebbe è un generale cambiamento di rotta. Faccio un esempio: il decreto dignità auspicava ad obiettivi anche condivisibili, se non fosse che della norma e della riforma è rimasta vigente solo quella parte assistenzialista, e cioè il reddito di cittadinanza. Invece le modalità per ridurre la disoccupazione sono state assolutamente inefficaci. Anzi, molti commentatori, a detta di alcuni, appunto, la norma ha incentivato proprio la disoccupazione, favorendo l'assistenzialismo invece la competitività. Quindi io, per esempio, non mi sono mai nascosto in questo senso, sono sempre stato uno che ha criticato ampiamente la normativa in materia di reddito di cittadinanza, perché non che non sia corretta, ma va gestita e normata in maniera differente. Inoltre vorrei portare l'attenzione sulla proposta sollevata tanti anni fa, ma mai seguita dalla dottrina e dal legislatore dopo, e cioè di passare da uno statuto dei lavoratori ad uno statuto dei lavori. L'obiettivo sotteso a questa trasformazione è un riconoscimento dell'evoluzione e del cambiamento oggettivamente avvenuto all'interno delle categorie lavoristiche. Cioè non possiamo non far finta di non capire che il mondo del lavoro non è popolato solo da lavoratori subordinati. Eppure il sistema di tutela sembra riconoscere i lavoratori subordinati come unico centro di interesse della tutela e della dignità dei lavoratori. Perché se tutti contribuiscono allo sviluppo del sistema produttivo italiano e all'accrescimento della sua competitività sul piano internazionale, evidentemente tutti hanno diritto a vedersi tutelati dal governo, quindi tutti i lavoratori, indipendentemente dalla natura del loro rapporto. Chiarissimo. Professore, metto insieme lo spunto che mi aveva dato in precedenza, quello sulla contrattazione collettiva, con le sue parole di adesso che guardano chiaramente a una flessibilità di mansione, una flessibilità generale del mercato del lavoro. E devo dire che in questa settimana è stata rimarcata più voci perché effettivamente diciamo che rispetto a mercati del lavoro evoluti, esperienze estere, oggettivamente il nostro è un mercato molto ingessato e credo di dire un dato di fatto che non stupisce nessuno. Quindi, mettendo insieme queste due cose, a proposito di ingessamento, noi abbiamo una contrattazione collettiva con dei contratti di lavoro, insomma, fermi a un'epoca diversa da quella che stiamo vivendo. Le chiedo quindi, rivedere la contrattazione collettiva potrebbe avere una buona parte nello sviluppo di un lavoro sostenibile, più lavoro per tutti e tutti quelli che sono questi belli obiettivi che su carta sono splendidi, ma poi trovano un po' di briglie, diciamo, nella pratica proprio a causa del sistema vigente? Ne sono convinto, a questo servono peraltro le relazioni industriali. Il pregio della contrattazione collettiva è proprio quello di poter rispondere ai bisogni di un gruppo più circoscritto, riuscendo così a concentrarsi sulle prerogative di un determinato settore. Eppure a volte, anzi fin troppo spesso, anch'essa pecca di semplificazione. Penso per esempio al contratto collettivo dei metalmeccanici. Dopo lunghissimi anni, finalmente è stato sottoscritto un nuovo contratto metalmeccanico, che ha previsto dei nuovi inquadramenti professionali, perché quelli presenti fino a ieri, anzi fino ad oggi, non si adeguavano assolutamente alla molteplicità delle imprese che lo applicavano e al cambiamento in atto che le organizzazioni aziendali avevano portato. Quindi chiaramente con una modifica anche delle stesse job description, delle mansioni stesse dei lavoratori. Ma il problema della semplificazione dei CCNL rimane motivo per il quale io ho sempre ritenuto che sia la contrattazione di secondo livello, quella aziendale, la chiave di volta. È l'unica, a mio modo di vedere, che riesce a fotografare al meglio le esigenze di un'azienda e dei lavoratori di essa, di un territorio, di un determinato territorio, riuscendo così a dare la possibilità di una redazione di un contratto e quindi la sottoscrizione di un contratto che sia un vestito cucito su misura rispetto all'azienda o al territorio, capace ovviamente maggiormente di rispondere alle peculiari esigenze di un imprenditore e dei lavoratori stessi. L'importanza della contrattazione collettiva aziendale, per esempio, è stata messa in luce anche in questo ultimo periodo in riferimento agli incentivi, diciamo, ai piani di welfare e quindi alla premializzazione dei cosiddetti piani di produzione, che stanno prendendo sempre piede in numerose imprese italiane.
I piani di welfare, per esempio, devono essere contrattati sicuramente a livello aziendale e hanno lo scopo di rispondere a queste esigenze di garantire la conciliazione vita-lavoro dei lavoratori e il miglioramento della situazione, non soltanto reddituale, ma psicofisica dei lavoratori all'interno dell'azienda. Questi sono un esempio di quanto possa essere importante la contrattazione collettiva aziendale nell'ottica di questo cambiamento che la ripresa, il piano di resilienza auspica. Tra gli obiettivi, infatti, principali rientra proprio la conciliazione vita-lavoro, quindi lo ribadisco questa cosa, che non va declinata solo nel rispetto dei tempi di riposo, abbiamo modo di vedere, ma proprio in un generale favore del legislatore, dell'intero sistema economico-produttivo verso le famiglie e le sue necessità. Il Diciamo famoso work-life balance di cui esattamente, esattamente. all'estero si fanno, insomma, si fa un gran parlare e si fa anche una gran pratica in molti paesi, devo dire, qui forse rimane più in parole che non in fatti. Mi scusi, l'ho No, interrotta. ci mancherebbe altro, sì, ci mancherebbe altro. Ritorno su di lei con delle parole, le ho segnate perché le ho trovate veramente molto efficaci. Lei ha parlato di passaggio dall'idea di statuto del lavoratore a quello di statuto dei lavori. Questo mi incuriosisce molto perché sembra quasi gettare un po' in crisi quello che è il paradigma della subordinazione, quello che voleva dire, bisognerebbe mettere un po' in discussione quello su cui alla fine, diciamo, si basa la stessa cultura del diritto del lavoro italiano, perché insomma, ormai non c'è più. Ma diciamo, l'articolo 18 in quello trovava il fondamento, proprio il paradigma della subordinazione. No, non, assolutamente, non si tratta di mettere in dubbio il paradigma della subordinazione e tutto quello che in più di 60 anni di evoluzione normativa noi abbiamo raggiunto. Quindi non, assolutamente non era nelle mie intenzioni né di coloro che hanno coniato questo termine di mettere in dubbio il paradigma della subordinazione. Si tratta solo di prendere consapevolezza del fatto che il mondo del lavoro è cambiato. E quindi la dicotomia storica tra lavoratore e lavoratore subordinato non è più così rigida. Esistono una serie di sfumature, queste non possono e non devono essere ricondotte alle tipiche classificazioni. Il legislatore, quindi parlo proprio in una prospettiva di iure condendo, e gli interpreti devono sforzarsi di comprendere le peculiarità delle nuove forme di lavoro e pensare alle tutele, alle modalità di operare che siano consone alle necessità di questi lavoratori e delle imprese che richiedono quel tipo di modalità. Un esempio su tutti è proprio il caso dei rider, emblema di un mondo diciamo del lavoro che sta cambiando, di quello che è il cambiamento. Nonostante lo sforzo del legislatore di creare per i rider un'autonoma normativa, alcune magistrature recentemente sono intervenute ed è evidente che c'è questa idea di fondo laddove ritengono che l'unico modo per assicurare tutele e diritti a questa nuova categoria di lavoratori sia ricondurre nei classici contratti di lavoro, no? Si evita così però di svolgere quel dovuto esame delle caratteristiche proprie di questa nuova forma di lavoro, ma è un esempio che faccio rispetto a quello dei rider, e seppure vengono loro riconosciuti dei diritti, viene persa di vista la necessità di riconoscere le diverse dignità e peculiarità dei nuovi lavori. Quindi io credo che il legislatore debba sforzarsi di capire quali sono le nuove esigenze, quali sono le nuove attività di lavoro che stanno emergendo, quindi i nuovi lavori, e normare, disciplinare il tutto in maniera tale che si possa dare tutela anche a questi lavoratori. Torno ancora una volta sul tema della cultura perché non è soltanto in questa settimana, ma anche in altre, penso per esempio alla TV Week sul diritto penale, quando si parla di diritto non si può prescindere anche da cambiamenti culturali affinché poi nuove norme, nuovi atteggiamenti attecchiscano. Quindi mi rivolgo a lei proprio perché l'ho detto presentandola, non è soltanto un noto avvocato giuslavorista, ma è anche un docente di diritto del lavoro. Quindi le chiedo, affinché tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi possa poi trovare un giusto humus, proprio perché il cambiamento possa avvenire, che ruolo ha la formazione? Non si dovrebbe
passare anche per le aule e creare proprio un nuovo modo di approcciare il diritto del lavoro, una nuova cultura nei giovani che si affacceranno a questo mondo. Fondamentale. La formazione gioca un ruolo essenziale, secondo me, nei confronti del mondo del lavoro in due momenti. In primis, come ovvio, che sia formazione e mondo del lavoro, cioè in maniera tale che si incontrino al termine del periodo scolastico, c'è cioè una netta separazione tra scuola e mondo del lavoro. Quindi questo gap va colmato. Ma in tal senso le riforme interessano più il mondo dell'istruzione che quello lavoristico. Anche il PNRR sembra, a mio modo di vedere, che si stia interessando in generale di una riforma del sistema scolastico, soprattutto dei gradi più elevati, sì, in un'ottica professionalizzante, ma poco nel senso di creare quel matching, quel contatto con il mondo del lavoro. Questo, a mio modo di vedere, continua a mancare nel nostro paese. Inoltre, è evidente che la formazione assume un ruolo sempre più rilevante nella vita lavorativa dei lavoratori, quindi passiamo dal mondo scolastico a quello dei lavoratori, sia in senso di un costante aggiornamento delle proprie conoscenze e competenze, sia in caso di reskilling per un'eventuale ricollocazione nel mercato del lavoro. La formazione costante, che spesso compete al datore di lavoro, è essenziale, secondo me, per lo sviluppo della competitività. Anche le aziende devono imparare a fare formazione per i loro lavoratori. È essenziale per il sviluppo della competitività, per comprendere i cambiamenti che avvengono e saper essere partecipi delle nuove scelte strategiche dell'organizzazione aziendale e del mondo economico che cambia. Il cambiamento epocale che stiamo vivendo nell'ambito delle organizzazioni aziendali ci ha mostrato non solo l'assoluta inadeguatezza del sistema imprenditoriale come lo conosciamo oggi, ma conseguentemente la necessità di cambiare. Non si può però cambiare se non si cambia l'approccio alla formazione professionalizzante. Sia la formazione scolastica, come ha detto lei, sia quella durante il corso di rapporto di lavoratore. L'abilità di reskilling invece si inserisce nel discorso che facevo prima, cioè sulle politiche attive, sulla necessità di prendere atto dei cambiamenti che avvengono nel mondo del lavoro e di impegnarsi ad aiutare soprattutto i lavoratori non più giovani, cioè quelli anziani, a ritrovare in un'ottica di outplacement una collocazione nel sistema produttivo attraverso un aggiornamento delle conoscenze, delle competenze, ma soprattutto anche nel valorizzare a ciascun lavoratore e far sì che gli stessi possano valorizzare le cosiddette soft skills. In questo momento di cambiamento sono diventate importanti entrambe le skills. Cioè, da un lato abbiamo bisogno di lavoratori sempre più professionalizzati, sotto il punto formativo, ma anche lavoratori che siano in grado di mettere in luce quelle che sono le proprie caratteristiche personali che vengono messe a disposizione delle aziende e delle organizzazioni aziendali, cioè le soft skills. Non si può prescindere da questo, e in questo la formazione deve essere centrata su, diciamo, su questo obiettivo. Quindi passaggio nel riformare la scuola, ma collegare la scuola alle imprese, al mondo imprenditoriale, nell'ottica della valorizzazione, ripeto, delle hard skills e delle soft skills. Ed è stato chiarissimo anche perché il principio già a livello europeo è stato codificato, è molto chiaro, il famoso long life education. Non bisognerebbe mai smettere di formarsi, quindi si parte dalla scuola, ma poi anche nel mondo lavorativo e chiaramente anche di rimettersi in gioco adeguandosi a quelle che sono le nuove esigenze, perché poi flessibilità vuol dire anzitutto anche quello, flessibilità sì del mercato del lavoro, ma flessibilità anche personale nel rimettersi in gioco. Dal mio punto di vista la formazione, lo ripeto, è essenziale, quindi concordo al 100% con lei, è essenziale anche avere degli osservatori che monitorino le situazioni e che accendano sempre un faro su questo. Devo dire, noi come gruppo editoriale ci siamo impegnati, siamo in prima linea proprio per quello. Infatti continueremo, lo dico a beneficio anche dei nostri telespettatori, chiaramente questo percorso di monitoraggio, anche se oggi si conclude l'appuntamento con le Char TV Week, non finisce la riflessione di Le Fonti sui temi del mondo del lavoro, tanto che
proprio a luglio su World Excellence, continueremo a riflettere su ciò che nel frattempo sarà stato fatto. Abbiamo detto di questa settimana il piano di ripresa, l'uscita del piano di ripresa e resilienza, ci sono 220 miliardi complessivamente, anzi 221 da allocare per la crescita e non possiamo assolutamente sprecare l'opportunità, proprio a partire anche dal lavoro, che poi è il motore del sistema paese, ma di non solo, anche della vita individuale di ognuno di noi. Quindi, professore, noi ovviamente vogliamo assolutamente contare sul suo contributo anche in quell'occasione. Continuerà a riflettere con noi, vero? Con piacere, anzi vi faccio i complimenti perché è vero, lavorate molto su queste tematiche e a noi non può che far piacere. E noi ringraziamo lei per essere sempre, come dire, disponibile a riflettere, appunto, a ragionare con noi su queste tematiche, a darci un contributo sempre preziosissimo. Io la ringrazio di essere stato Grazie a voi. appunto con noi, grazie al professor Francesco Amendolito e chiaramente anche grazie ai telespettatori di Le Fonti TV per averci seguito lungo il corso di questa settimana. L'appuntamento subito dopo una pausa pubblicitaria con i mercati internazionali. Buon pomeriggio.